Io voglio solo dire che noi del sindacato abbiamo il dovere di interpretare i cambiamenti della società. Ecco, io credo che ormai il mondo è cambiato così rapidamente. Oggi, se pensi che i giovani ascoltano i loro idoli come Claudio Lolli, i Nomadi, Franco Degnudada, per non parlare di che si spingono fino a 6 mandi col super telecattone. Oggi ci sono delle tecnologie rivoluzionarie come i trasferelli che premi sulle letterine con la matita, te li ritrovi bello incollati in un attimo, oppure anche la carta carbone. Ma stai scherzando, Susanna? Ma lo sai che ci sono delle calcolatrici Casio che fanno delle robe Ma io, tremende? guarda Maurizio, la calcolatrice non ce l'ho perché poi ti fai pre... Sai cos'è? Che perdi la dimensione umana dei rapporti Ma sociali. c'hai ragione. Io mi sono imposto di stare attaccato alla calcolatrice Casio solo mezz'ora alla sera. Quando vedo questi giovani che tutto il giorno stanno lì a guardare, che hanno le cuffie, che sembra che ci parlino, io divento matto, divento. Scusa, dov'è il sindacato? Perché Google Maps mi dice che sono a 5 metri, però Ma non. quale? Vedi che queste Casio sono terribili? Sono io del sindacato, te lo dico. Cosa vuoi dal sindacato? Grazie. Allora, guardi, io ho un problema di lavoro. Le ho già provate tutte, provo anche qui da voi. Sei un lavoratore tu? Sì. Tu sei un lavoratore? Sì. Sei un lavoratore tu, sei sicuro? Sì, sì. Perché a me non sembra un Ma lavoratore, nemmeno a Maurizio. me. Guarda, puoi guardare se c'hai i calli sulle mani? Ma no, c'ha la pelle morbida, le unghie curate, nessuna abrasione. Ma te che lavoro fai? Allora, io ho iniziato come call center operator inbound, poi ho fatto l'account per una startup e poi l'HTML developer e il web designer part-time. Susanna, c'hai capito qualcosa? Buio totale. Ma io ho fatto francese. No. Allora, io ci avrei un problema che, dato che sono un lavoratore precario. Cosa hai detto che è? Cosa hai Non ho detto capito io, che è? te l'ho detto, ho fatto francese, per cui non capisco. Precario, precario nel senso di Precario. precario, nel senso di lavoro flessibile. Ah, fai flessibili quelli della doccia. Potevi dirlo Ah, subito, figlio mio. sì, riconosco. Sì, Eh sì. sì. Ce li ho anch'io a casa, sono comodissimi, si Sì. piegano. No, no, praticamente allora, il problema è che io ho la partita IVA, no? Cosa c'hai tu? Cosa c'hai? Stai scherzando? C'è una partita IVA? Ma allora sei un Ma allora se imprenditore. la partita IVA non è un operaio, è un Ma lui è padrone. un padrone. Lo dicevo io, l'ho riconosciuto dalle mani che Ma aveva la dalle partita mani IVA, era si un vede che è un padrone. padrone. Ma se sei un padrone, tu sei un padrone, chissà quanto guadagni con i flessibili, Ma hai no, ma no, capito? ma cosa state dicendo? Io ho dovuto aprire la partita IVA perché non mi prendevano nemmeno come co-co-co. Co-co-co-co, balbetta, non sa nemmeno più qua quando li metti al muro, balbettano Tra questi l'altro qui, poi nello parla statuto dei chiaro. lavoratori il co-co-co-co-co non esiste, l'ho Ma consultato. non esiste! Ma lo vedi che tu non esisti? Tu non esisti, sei un infiltrato di Confindustria. Chi sei? Parla! Lo capisci che non si sa chi sei tu? Io volevo soltanto una mano, ma allora ditemelo voi chi Ma sono! noi non possiamo dirtelo se non c'hai gli indumenti che ti identificano! Se non c'hai il tornio o la tuta blu, Non so chi sei, non so chi sei. hai capito? Se non protesti sopra una gru, Non so chi sei, non so chi non si sa chi sei. sei. Tu che cartellino non l'hai visto mai e vuoi i diritti degli operai. Tu dentro sindacato, manco sei contemplato. Torna quando un lavoro vero avrai. Hai capito? Scusate, siamo Oh mamma mia, quanti sono? qui. Oh mamma mia, quanti ce Credevi che fossimo in te. Tre o quattro. Dammi un po', Susanna. Ci ha dato dei coglioni. La rima con milioni è questa qua. Roba da matti, io pensavo fosse Bottoni, la rima. Sa che dovremmo ascoltare anche noi 6 mandi allora. E dovremmo ascoltarlo, sì, se mandi.